Salve, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di turismo, almeno per quanto riguarda la presa di posizione degli albergatori siracusani che, come hanno fatto altre volte, chiedono conto e ragione sugli introiti dell'imposta di soggiorno. Gli albergatori si chiedono con insistenza come e in che modo l'amministrazione comunale spenda i proventi derivanti dalla tassa di soggiorno, è così? Sì, è così. Se me lo dice lei la ringrazio, ma ancora noi siamo in attesa di avere un rendiconto ben preciso di come vengono utilizzati i corrispettivi che vengono incassati dall'imposta di soggiorno, perché un'imposta non è una tassa e questo sicuramente ha una bella differenza. E quindi abbiamo chiesto più volte di avere un bilancio ben preciso e delle voci che vengono spese per questi corrispettivi, ma ancora siamo in attesa di risposta. Ecco, al di là di tutto, fra i conteggi che vengono fatti, si aspettava l'amministrazione comunale di incassare oltre 1 milione, invece siamo intorno ai 500.000 euro, almeno per quanto riguarda il 2015. Sì, questo è un dato che mi è stato così portato a conoscenza e di cui certamente sto cercando di capire il perché alcuni albergatori non versano l'imposta di soggiorno. Certamente c'è da parte degli albergatori questo risentimento da parte loro di capire bene come vengono utilizzate queste risorse e fin tanto che non ci sarà un dialogo aperto per capire effettivamente l'utilizzo, c'è qualche albergatore che fa qualche resistenza sicuramente. Lei diceva appunto che c'è qualche problema nell'organizzazione degli eventi, almeno quelli canonici. Ancora oggi siete col dubbio e quindi non vi potete muovere di conseguenza. Ma vede, fino a al mese scorso non sapevamo se effettivamente le rappresentazioni classiche avrebbero avuto lo svolgimento canonico di tutti gli anni. Ancora mi pare che Castiglione non sia nelle condizioni di poter confermare la stagione lirica. Quindi vede, siamo così nell'incertezza totale e nell'incertezza navighiamo anche su quelle che sono le previsioni del turismo per questa prossima stagione, perché non c'è niente assolutamente di certo che possiamo confermare gli arrivi e le presenze consolidate nel 2015. Trivellazioni, referendum, c'è una presa di posizione da parte di Fare Democrazia che dice la sua sulle scelte che riguardano gli interventi in mare per l'estrazione di energia. Insomma, si entra una settimana decisiva per il referendum, si vota il 17, dalle 7 alle 23. C'è la sensazione in questo periodo, insomma, che la gente abbia poco compreso o comunque sia lontana da questo referendum? Io credo che sia partito male questa cosa perché il tempo è stato molto poco e la stampa e la comunicazione, diciamo così, in generale non ci hanno aiutato, però in questi ultimi giorni c'è una ripresa di attenzione, credo che la gente cominci a interessarsene magari sull'onda lunga degli scandali sul petrolio che si sono manifestati in questi ultimi giorni. Io ho proprio la sensazione che questa settimana che si apre oggi di qui alle elezioni sarà una settimana in cui molta gente sarà convinta di andare a votare, poi voti sì o voti no. Io voto sì, evidentemente, perché ci sono delle ragioni a votare per sì, però è importante che ci sia una partecipazione vasta a questo referendum. Eppure, insomma, già dal governo i segnali che arrivano sono quelli di non andare a votare. E questo è un gravissimo errore, perché il governo dovrebbe fare altro e poi dovrebbe occuparsi soprattutto di una questione, il problema dell'energia, dell'approvvigionamento energetico, delle nuove fonti rinnovabili, non è un problema mio o della gente normale, è un problema del governo. Dovrebbe porsi questo problema perché è evidente che le fonti fossili, per quanto possano tentare di prolungarne l'uso fin quando vogliono, prima o poi si esauriranno, costeranno troppe. Quindi se già oggi non ci si mette di buzzo buono per tentare di trovare scoperte tecnologiche, scoperte scientifiche che consentono di utilizzare altre fonti energetiche, noi presto troveremo il sistema italiano nazionale, assolutamente impreparato e sprovvisto di un rimedio a quello che sarà il bisogno di energia di cui tutti dovremo tener conto. La preoccupazione dei sindacalisti in particolar modo è quella di vedersi depaurato una fonte anche di guadagno e di lavoro, occupazione, parliamo delle piattaforme che sono anche di fronte a Pozzallo, a Gela. Ma io penso che il sindacato abbia il dovere di difendere la forza lavoro, non necessariamente solo quella occupata, perché il vero dramma oggi è che tanta gente non lavora. Io penso che incrementando altro tipo di attività culturali, turistiche, nei servizi, cosa che è consentita dal fatto che si mantenga integra la natura del nostro territorio, non venga depauperata, sporcata
o in qualche modo violentato da queste trivelle, da queste estrazioni. Pensiamo al sistema Italia, che è un sistema visto in tutto il mondo come un sistema culturale, turistico, che sicuramente deve scommettere lì la propria prospettiva di sviluppo e di occupazione. Don Puglisi come esempio di impegno per la legalità ed impegno della Chiesa contro la mafia. Ne abbiamo parlato col vescovo di Noto, Staiano. Che si capisca e sia chiaro al mondo intero che la santità della Chiesa Cattolica non mette l'aureola ai santi tanto per devotamente poi venerarli. La santità della Chiesa Cattolica vuole portare queste persone a modello di umanità piena, perfetta e compiuta. In Sicilia, per esempio, abbiamo un grande santo, Pino Puglisi. Perché Pino Puglisi sarebbe santo? Perché ha l'aureola? No, Pino Puglisi è santo perché con la sua vita, impegnandola addirittura fino alla morte, ha saputo contrastare il fenomeno mafioso, sempre distorgente l'umano, il fenomeno mafioso che è barbarie dell'umano, ha saputo con la sua vita impegnarsi per resistere al degrado della barbarie e educare questi nostri figli a un'umanità vera, impegnata, responsabile, cittadina, un'umanità che non vive di violenza, ma vive d'amore e di dono. Che cosa ha significato per chi ci ha lavorato per la ricostruzione di questa cupola oggi avere il Presidente della Repubblica che ha visto questi lavori? Ma non tanto un fatto personale. Io credo che il Presidente abbia voluto sottolineare l'impegno di una moltitudine di persone che hanno lavorato a questo monumento, che è diventato un simbolo. Più che il fatto, come dire, tecnico in sé, mi piace cogliere l'aspetto relativo alla riscossa di una città. Se tu pensi, quando la cattedrale è crollata sembrava che Noto fosse il punto più oscuro del pianeta, quello dove si concentravano le colpe dell'abbandono, dell'incuria, e quindi eravamo finiti noi come collettività sulle pagine di tutti i giornali come il posto dove era stato possibile che una cattedrale crollasse. Al di là del quanto sia vero questo, il fatto è che oggi siamo, e credo che questo il Presidente abbia voluto sottolineare, questa è una città che ha, intorno alla cattedrale di Noto, ha voluto significare la propria stessa rinascita, e quindi è un esempio possibile del fatto che anche il Sud può riscattarsi e può ambire a pratiche positive per il proprio sviluppo. Ovviamente il rammarico è che la cattedrale di Noto da questo punto di vista rimanga un esempio, un simbolo, e che la Sicilia in realtà non marcia alla stessa velocità, e il Sud purtroppo nella dimenticanza di molti continua ad arretrare. Il caso Regeni, il giovane ricercatore trucidato in Egitto, potrebbe essere messo in parallelo con la vicenda del comandante Gianluca Bianca, scomparso in mare e diventato un simbolo dei possibili insabbiamenti. Questo all'interno della rubrica La spina del fianco. Ci sono tutte le condizioni per parlare di similitudini del caso della morte di Giulio Regeni e del processo a carico dei due egiziani e di un tunisino accusati dell'ammutinamento del motopesca Fatima 2 e dell'uccisione del comandante siracusano Gianluca Bianca. I tre sospettati identificati sono spariti dopo essere ritornati in Egitto e in Tunisia. Tra ipotesi e controipotesi, smentite e conferme, i familiari del ricercatore Giulio Regeni hanno avuto il forte impegno del governo italiano, favoriti senza dubbio dai fatti che si sono svolti a terra e non in mezzo al mare. Ma per il comandante Bianca finora non c'è stata nessuna azione diretta a cercare un confronto sulle indagini con l'Egitto e la Tunisia. Un contatto è una condizione mediatica capace di far chiarezza e porre l'attenzione sul grave atto criminale. Per la morte di Gianluca Bianca fu sentito a suo tempo, durante un'udienza del processo in corso di svolgimento alla Corte d'Assise di Siracusa, un poliziotto della squadra mobile della Questura di Siracusa. L'investigatore confermò di aver appreso da fonti confidenziali di un traffico di armi che avrebbe potuto coinvolgere alcuni marinai, ma alla fatta dei conti quelle confidenze sarebbero rimaste tali. Non ci fu alcun riscontro oggettivo. I risultati investigativi hanno indotto il pubblico ministero a convincersi che il comandante Bianca sia stato ucciso durante le operazioni di ammutinamento e poi il corpo fatto sparire. Una tesi che non può essere confermata dagli altri tre membri dell'equipaggio, tutti siracusani, che in quei tragici momenti, a loro dire, sotto la minaccia delle armi, sono stati rinchiusi in un locale dell'imbarcazione e non sono quindi in grado
grado di riferire che cosa realmente sia accaduto a bordo del motopesca. I genitori del comandante Bianca, la moglie e i figli continuano a chiedere chiarezza su tutta la vicenda. I familiari disperati continuano a dire: attendiamo ancora che il presidente Renzi e il governatore Crocetta mantengano le promesse fatte. Ci avevano assicurato un loro impegno per rintracciare quantomeno il tunisino che insieme con i due egiziani ha ammutinato l'imbarcazione. La madre in lacrime dice: soltanto lui potrà dirci cosa realmente sia accaduto e che fine abbia fatto mio figlio. Parliamo di cultura. Un siracusano nel consiglio di amministrazione della Fondazione UNESCO. Concetto Scandurra, già preside, scrittore, spiega l'importanza per Siracusa dal punto di vista della promozione delle bellezze territoriali. Il preside Concetto Scandurra, siracusano d'Occa, entra a far parte del Consiglio d'amministrazione della Fondazione Patrimonio UNESCO della Sicilia. Si tratta di un'occasione per allargare il ventaglio di proposte di inserimento nelle forziere dei luoghi più belli e importanti dell'isola e del mondo. La nomina è avvenuta nei giorni scorsi. Il motivo di particolare fierezza per me è che è la prima volta che, a mia memoria, un siracusano entra a far parte di questo organismo regionale dell'UNESCO, della Fondazione UNESCO. E data la mia siracusanità, la mia secolare sicilianità, potete capire qual è il motivo di particolare impegno che mi accompagnerà in questa nuova funzione. Per capire un po', cosa fa questo organismo? Beh, ci sono diverse finalità. Lo statuto indica proprio non solo la promozione, ma anche la conservazione, il tentativo di sensibilizzazione verso questi beni che noi abbiamo. La Sicilia ha 6 riconoscimenti UNESCO, possono sembrare tanti, ma a fronte delle potenzialità sono pochissime. Sono tante rispetto ad altre aree geografiche, ma sono poche rispetto a quello che potremmo avere. Ci fermiamo, c'è la pubblicità per qualche minuto, ci vediamo tra poco. Supermercati Gemar. Tonno Rio Mare 120 grammi per 4,99 €. Latte Brio 1 litro 52 centesimi. Olio extravergine De Santis 3,99 €. Cereali Coco Pops 2,18 €. Passata Pumarò Star 69 centesimi. Detersivo piatti svelto 1 litro per 3,58 €. Detersivo Ace lavatrice in polvere 82 misurini 9,60 €. Supermercati Gemar. Ogni giorno all'insegna della qualità. Il nuovo da Opel. Opel Corsa con Forward Collision Alert. Autosport, da sempre Toyota, oggi anche Opel, in Contrada Targia a Siracusa. Officina specializzata Toyota e multimarca. Nuova gestione. In via Costanza Bruno 50. Assistenza tecnica e consulenza telefonia mobile. Assistenza tecnica su Apple, Nokia, Samsung, BlackBerry. Concessionario Noverca. Siportal per linea fissa e ADSL. In via Costanza Bruno 50, Tela Buan. Il primo laboratorio di assistenza telefonia mobile a Siracusa. Bentornati, seconda parte del nostro telegiornale, un protocollo tra il comune di Siracusa e la grande distribuzione. Parliamo di rifiuti e della loro gestione. Un protocollo tra il comune di Siracusa e la grande distribuzione nell'ottica della raccolta differenziata. Le direttive europee impongono una nuova cultura della gestione dei rifiuti, lo spiega un'esperta. EcoGDO è un progetto che nasce al nord, nasce a Reggio Emilia, nel comune di Reggio Emilia, con un'altra dicitura, no waste era la dicitura, e ha messo a punto un modello di corretto
corretta gestione, di prevenzione, di corretta gestione dei rifiuti nella grande distribuzione. E il Ministero dell'Ambiente ha finanziato una capitalizzazione di questo progetto. Già questa è una cosa molto interessante, un modello che ha dato dei buonissimi risultati, viene finanziato per una sperimentazione qui in una parte diversa in Sicilia. E la sperimentazione, i comuni che hanno partecipato sono il comune di Siracusa e il comune di Ragusa. E l'obiettivo con l'assessore Gasbarro è di iniziare questo laboratorio sulla CRAI e lo spaccio alimentare, ma mettere a punto un modello per coinvolgere tutta la distribuzione piccola, media, grande di Siracusa. Vittorini, figura chiave della cultura italiana, la cultura che da Siracusa va in giro per tutta l'Italia, ma anche nel resto del mondo. La letteratura moderna americana da Vittorini è stata introdotta in Italia in maniera organica, un convegno ne parla. Un convegno al Corvino di Siracusa per raccontare la figura di Elio Vittorini, scrittore, scopritore di talenti, intellettuale e tanto, tanto anche oltre. Un racconto che percorre tutte le attività del genio siracusano che vanno dalle Naudi, attraversano il fumetto e arrivano poi alla scoperta di autori americani. Intellettuale ma non soltanto, anche scopritore oltre che scrittore, diciamo, è la base della nuova letteratura italiana. Certo, la figura di Elio Vittorini è una figura poliedrica, prismatica, perché è stato un intellettuale, è stato un scrittore, è stato un uomo che si è interessato di politica e l'ha anche fatta la politica, è stato anche un consulente editoriale, un talent scout, non solo di talenti italiani, pensiamo alla collana dei gettoni per Einaudi, però pensiamo anche allo sdoganamento della letteratura americana, pensiamo alla celebre antologia così sofferta e curata insieme a Cesare Pavese, l'altro grandissimo nostro intellettuale del Novecento. Quindi davvero una figura a tutto tondo. Elio Vittorini, che è anche uno dei primi esempi di scrittore intellettuale multimediale. Esatto, noi mettiamo in evidenza proprio questo. Nei miei ultimi studi, oltre al fumetto, affronto il tema della fotografia e della pittura. Oggi abbiamo voluto dare questo taglio anche molto moderno e molto veloce per interessare gli studenti delle scuole superiori che hanno partecipato al convegno. Si interessò di pittura, si interessò di fumetto e di fotografia, dando un grande valore comunicativo a queste forme che per lui sono narrazione a tutti gli effetti. E come sapete anche si interessò di cinema. Quindi noi vogliamo mettere in evidenza la straordinaria capacità intuitiva di Elio Vittorini siracusano delle nuove forme di comunicazione che poi circa 20 anni dopo si affermarono. A Canicattini la fiera dell'agrozootecnica, presenti diversi operatori del settore, ma l'importanza dell'agricoltura e della zootecnia sul territorio ce la spiega l'assessore all'agricoltura Di Noto. L'agricoltura come volano per superare la crisi del territorio, ma anche per rilanciare prodotti e tradizioni, soprattutto per coinvolgere giovani e studenti nella riscoperta di sapori e gusti, è uno dei temi della fiera agrozootecnica di Canicattini. La presenza maggiore oggi è quella dei ragazzi, degli studenti e dei bambini, perché state cercando anche di fare un salto culturale all'indietro, cioè far capire che la tradizione è anche quella alimentare nei confronti invece di colazioni, per esempio, industriali. I bambini oggi devono scoprire anche altri sapori, i più antichi. Senza dubbio, innanzitutto già parte da lì, dalla base, dai piccoli, che si vengono inseriti in un contesto di capire anche, perché se si ferma anche il mondo agricolo, va bene, i bambini questo lo debbono pur capire, perché l'agricoltura è vita, perché poi anche gli agricoltori che vivono, io vi parlo anche a nome di agricoltore, che viviamo nelle campagne a gestire le nostre aziende agricole, che i nostri magari avi ci hanno portato avanti, e anche può essere uno spirito di iniziativa, come bene diceva il sindaco Paolo Amenda, di questo nuovo programma di PSR 2014-2020, che i ragazzi magari si possono proiettare in questa continuità di questo PSR, di portare avanti questi valori. Questo è un evento
è il secondo evento a livello regionale, stiamo parlando anche di territorio, sia come territorio di Canicattini, noi noto, e dico e anche gli altri comuni dico, che partecipano. E noi siamo presenti, io vi parlo anche, sono un agricoltore, quindi vivo di agricoltura, quindi sono eventi dico, importanti che vanno anche come dire, valorizzati. Bene, con questo è tutto, era l'ultimo servizio, il telegiornale si conclude, vi auguriamo un buon proseguimento di programma.